Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video del canale. Oggi vi darò i miei luoghi preferiti della top 10. Io vi dico di iscrivervi al canale, attivate la campanellina e lasciate un bel like. Al decimo posto abbiamo il Pozzo. Il Pozzo è della stagione 2, capitolo 2. C'era un boss che era Nitroglicerina del pass battaglia stagione 2, sempre questo capitolo. Comunque, il Pozzo mi piace, che è un riferimento di un videogioco, però non so come si chiama di specifico. Comunque, sto il pozzo nella stagione 2, ci attiravo sempre, che è uno dei miei posti preferiti. Passiamo alla posizione numero 9. Alla posizione numero 9 abbiamo Palmetto Paradisiaco. Palmetto Paradisiaco è nella stagione 5, capitolo 1. Comunque, avevo tolto Putrito Pantano, tutti gli amanti di Putrito Pantano, mi dispiace. Però comunque, Palmetto Paradisiaco è uno dei miei posti preferiti, ci attiravo sempre nello scorso capitolo. A me piace, però c'è anche quella 2.0 dell'hotel a Cala Credente. Passiamo alla posizione numero 8. Alla posizione numero 8 abbiamo Potere Pannocchia. Potere Pannocchia è uno dei miei luoghi preferiti della scorsa stagione 7. Mo l'hanno distrutta tipo con dei buchi grazie all'evento degli alieni oltre alla nave madre della scorsa stagione. Comunque questo qua dovrebbe essere la top 2, però la top 8 perché non mi piace più Potere Pannocchia, però ci atterrò sempre. Passiamo alla prossima. Alla posizione numero 8 abbiamo Pinnacoli Pendenti. Pinnacoli Pendenti è questa qua. È stata la prima città dove sono atterrato nelle vecchie stagioni. Mi è piaciuto, poi quando facevo lista squadra ci atterravo sempre per fare le missioni, eccetera. Anche se non dovevo fare le missioni, però era uno dei miei luoghi preferiti, Pinnacoli Pendenti. Passiamo alla posizione numero 6. Alla posizione numero 6 abbiamo Sobborghi Scalcinati. La posizione Sobborghi Scalcinati ce la prendo lei, perché mi piace come città, come luogo. Era stata aggiunta nella stagione 6, capitolo 2. Io ci atterro ancora, sempre, ci atterro sempre. Perché ci trovo un bel loot, tante chest leggendarie, in più le taglie, in più gli animali se dovessi fare qualche missione. Adesso c'è pure un NPC e dovessi fare le missioni per avere XP. È una bella grande città, è bellissima. La posizione numero 6 se la prende lei. Passiamo alla posizione numero 5. Alla posizione numero 5 abbiamo Parco Pacifico. Parco Pacifico è uno dei luoghi del primissimo capitolo di Season 1, che nella Season 14, 4 di questo capitolo, avevo messo il dominio di Doom. Qua c'è tipo il benzinaio, la casa gialla, eccetera. Qua c'è pure un NPC che si chiama Charlotte in questa casa che ve la zoom, questa azzurra. Comunque, la posizione numero 5 se la prende lui. Passiamo alla posizione numero 4. Alla posizione numero 4 abbiamo Lago Languido. Lago Languido è un riferimento a Pinnacoli Pendenti vecchia, però questo qua non ha fatto un successo, l'ha fatto il successo di quei successi di Fortnite, di Pinnacoli Pendenti, degli amanti di Pinnacoli Pendenti. Il Fortnite ha reso Lago Languido, però non mi piace tanto, mi piace tantissimo. Poi non c'entrano mai perché c'entrano un bordello di gente. Poi poi come si dice, nella season 9 c'era Neo Pinnacoli, che l'hanno fatto Pinnacoli 2.0, questo è 3.0, no, questo è qui il 5.0. Comunque su quel lago languido passiamo alla posizione numero 3. Alla posizione numero 3 abbiamo Scalini Scatenati, e della stagione 8 a fianco al vulcano. Scalini Scatenati, non mi ricordo come si chiama. Comunque è una bella città di piramidi di Sidewinter. E poi di due di tutta la stagione, perché là era tipo la parte dei pirati, Scalini Scatenati, il vulcano e Laguna Languida. E sarà la pirata, la nave pirata. La barca. Comunque, poi, oltre che una delle mie città preferite, è anche delle stagioni che ha fatto parte della prima volta della stagione 8. Passiamo alla posizione numero 2. Alla posizione numero 2 abbiamo Siepi di Agrifoglio. Ho scattuto Siepi, la metà di Siepi.
Comunque, se il da Grifoglio nella scorsa season era bruttissimo, che avevano messo il vivaio arteggiante, che era bruttissimo dei cubi, là, degli alieni e tutto. Comunque, se qua si vede che adesso è tornata tutta alla normalità. Comunque, se qua l'avevano aggiunta capitolo 2, stagione 1 e boschetto 2.0, boschetto bisunto. E questa qua sarà prendere la posizione numero 2, la città di Tryhatter. Passiamo alla posizione numero 1. Scusate per la foto che ho messo a scogliere scossese, che ci stanno queste frecce. Comunque, scusate. Comunque, la prima posizione se la prende Scogliere Scossese. Non so se vi ricordate nel capitolo 2, stagione 3, che era tema acqua la season, era allagata a Scogliere Scossese. Io mi ero messo proprio. Mi stavano uscendo le lacrime, e a me non potete immaginare l'affetto che ho per questa città, che è una delle mie preferite. No, non è una delle mie preferite, è la mia preferita. È una delle mie preferite. È una della mia città preferita. Non potete immaginare quanto affetto ho per questa città, per questo luogo di Fortnite, Scogliere Scossese. È a tema pesce, che c'è pure il ristorante di pesce con l'acqua attorno, con l'acqua davanti. Ok, abbiamo finito la mia top 10 posizione, la mia top 10 posizione di città, di luoghi. Ok, io qua abbiamo finito tutto, ci vediamo al prossimo video, iscrivetevi al canale. Ciao ciao!